davanti a 39 scudetti, due Coppe dei Campioni, fra l'altro vinte sempre di un punto contro squadre italiane, una Coppa Intercontinentale, 29 Coppe di Israele. Pensate, quest'anno vantava anche 9 vittorie su 10 partite allo Yad Eliyahu, l'impianto storico del basket di Tel Aviv, 10.000 posti sempre pieni nelle grandi occasioni. Beh, la PAF, che aveva soltanto 3 vittorie su 9 trasferte, è andata a vincere 62-65 con un primo tempo stratosferico, 25-40, ed ora gioca il match point in casa davanti a questo pubblico fantastico, davanti alla fossa, davanti ai colori bianco-blu schierati alla grande. Buonasera Dino Meneghini. Buonasera Franco, buonasera a tutti. Grande partita questa sera, si gioca un po' più rilassati, diciamo, dopo la vittoria stupenda ottenuta a Tel Aviv. Questo è già un piccolo passo avanti, non piccolo, diciamo, un grande passo avanti. Rilassati è un eufemismo, sì, comunque. Sì, fa per dire. Comunque, diciamo, perché vincere lì a Tel Aviv è sempre un'impresa, sempre una cosa molto molto difficile. Pochissime squadre ci sono riuscite, soprattutto a livello europeo. Diciamo che praticamente in casa, in campionato, il Maccabi è praticamente imbattibile. In Coppa ogni tanto ha fatto qualche scivolone, però si possono contare sulle punte del dito di una mano. Questa sera la PAF c'è riuscita, ha fatto una grande impresa, ha giocato bene, ha resistito anche alla grande rimonta del Maccabi, però alla fine ha vinto, secondo me, anche meritatamente, dando dimostrazione di grandissimo carattere, grandissima freddezza, con giocatori che hanno sicuramente grande esperienza alle spalle, però giostrati benissimo anche da recalcati, perché ha saputo gestire anche falli molto importanti come quelli di Brankovic, e questo è stato il grandissimo aiuto per portare a casa questo risultato. La presentazione del Maccabi Tel Aviv, le riprese sono della squadra esterna, 2 di Bologna, la regia è di Roberto Gambuti, e allora la squadra allenata da Pini Gershon ha praticamente 5 americani, 3 naturalizzati, ovvero Sharp, Brisker e McDonald, quest'ultimo con passaporto sloveno, avendo giocato per 4 anni nella terra slovena, avendo già giocato una finale con Lubiana, la Final Four nel 97 a Roma di questa competizione. 3 giocatori che hanno fatto il college in America, ovvero Nada Venefel, Doron Sheffer, che è stato a Connecticut, ed il romeno Konstantin Popa, che è stato a Miami. 2 giocatori hanno sempre giocato in Israele, sono Sheref e Jamshi, il grande Doron Jamshi, 38 anni, tornato dopo 3 stagioni alla casa madre, dove aveva disputato 12 stagioni da grandissimo campione, da leader. Doron Jamshi è di nuovo al Maccabi Tel Aviv con la sua casacca, la sua canottiera numero 12. Sì, qui anche Jamshi è stato un grandissimo tiratore, giocatore importantissimo per il Maccabi, ma anche per la stessa nazionale di Tel Aviv, nazionale israeliana. Quindi giocatore che adesso magari è un po' in calo fisico, però giocatore che ha determinato veramente grandi successi della propria squadra. Qui c'è stato un grande ritorno qui a Bologna di Dallas Comegys, accolto benissimo anche dai tifosi, con un grande applauso, baci e abbracci per tutti. In pratica Dallas questa sera giocherà in casa quasi. Dallas Comegys, che doveva addirittura essere tagliato dalla società di Tel Aviv, ma che è rimasto perché non c'erano i tempi strettissimi per l'ingaggio eventualmente di DeMarco Johnson, esatto, al Maccabi, per farlo giocare poi in Eurolega, e allora ha salvato il posto Dallas Comegys, che ha avuto la sciarpa dei tifosi della fossa prima di questa presentazione. È stato un momento anche per lui di commozione, visto che è stato una bandiera, comunque un beniamino, un paladino della F scudata qui a Bologna. Charlie Recalcati, dietro c'è Ruggeri in abiti civili. Questo dice che, per quanto riguarda la formazione della F scudata, questa sera nei 10 torna Dan Gay vicino agli altri lunghi, ovvero Stojko Vrankovic, che come ricordava Meneghini è stato determinante nella vittoria a Tel Aviv, e naturalmente i soliti Giacomo Galanda, Gregor Fucca, quindi a completare il pacchetto, la batteria dei lunghi, questa sera l'esperto Danilo Gay. Sì, in pratica Recalcati penso abbia voluto alzare ancora di più la sua squadra, visto che a Tel Aviv la PAF ha messo in grossa difficoltà il Maccabi con i due lunghi, Gregor Fucca e Vrankovic. Questa sera alza ancora di più la squadra, mettendo dentro un Dan Gay, che è sicuramente un grande difensore, grande lottatore, se ce ne fosse bisogno
sarebbe lì un po' a lottare contro Huffman, che è sicuramente il giocatore che tutti quanti aspettano come grande protagonista di questa partita. Nate Huffman, 2,15 m, un piondone nativo del Michigan, che è stato 2 anni a Lansing Community College, dove realizzava 30 punti e prendeva 15 rimbalzi nel 95, poi 2 a Central Michigan, dove ha realizzato 17 punti e ha preso 11 rimbalzi di media partita, ed era il 97. Poi nell'ultima stagione di college è stato il numero 8 della classifica dei rimbalzisti, il primo nella Mid-Atlantic Conference anche nelle stoppate. Giocava in una lega debole, la NBA lo ha lasciato correre, lo ha fatto scivolare nella CBA Idaho, dove ha giocato con 11 punti e 8 rimbalzi di media, trovando però anche posto nel quintetto ideale dei rookies della stagione. L'anno scorso è andato a Fuenlabrada in Spagna, dove ha preso 9 rimbalzi a partita e ha realizzato quasi 13 punti con il 59% dal campo. Al Maccabi viaggia con 17 punti e 10 rimbalzi. Con lui c'è Ariel McDonald, ribattezzato il profeta. McDonald è stato tesserato grazie alla Bosman 2, passaporto sloveno, 4 anni, come detto, Novo Mesto, Lubiana. Vedremo. Diciamo di Huffman, si può dire anche che Pat Riley ha detto che potrebbe giocare benissimo nell'NBA, quindi se lo dice Pat Riley ci crediamo. Vedremo questo giocatore all'opera, bianco, grande fisico, come hai detto tu, buona mano intorno all'area. Vediamo un po' come se la caverà questa sera contro Vrankovic, anche se nella partita di andata ha sofferto moltissimo perché Stoico era sicuramente ispirato, evidentemente si comincia a fare sul serio le partite che contano, e qui deve far vedere che il gruppo PAF ha speso bene i suoi soldi. Tra i precedenti ricordiamo gli ottavi di Eurolega di 2 anni fa, quando sempre al meglio delle 3 partite la Fortitudo vinse 96-93 a Casalecchio, allora grazie a 12 punti di Myers nel supplementare. Myers finì con 33 punti, Rivers con 21, Fucca 19 punti e 12 rimbalzi, poi perse nettamente 72-88 a Tel Aviv, infine vinse 68-65 con un tap-in decisivo di Wilkins e una grande difesa di Dan Gay su Griffith, che era allora il centro della squadra del Maccabi. Allora, cinture allacciate, gli arbitri questa sera sono Brazauskas, lituano, e Alcarali, turco, subito Gianluca Basile a segno dall'arco dei 6,25, subito una tripla per il Golden Boy di Rugo e una bolgia infernale subito per la formazione israeliana in attacco. Nate Huffman va dentro, prende un fallo, l'arbitro Brazauskas, che era sulla linea di fondo, lo segnala al tavolo, il primo fallo di Stoico Vrankovic, che non deve innervosirsi. No, beh, diciamo qui Huffman ha fintato 2 o 3 volte il tiro, ha visto che Vrankovic era fermo, soprattutto dritto sulle gambe, e ha giocato un 1 contro 1 abbastanza deciso. Qui subisce un fallo da Vrankovic, si guadagna 2 tiri liberi, ma soprattutto comincia già a fibbiare un fallo a Stoico in appena 20 secondi. La cosa più importante è che Stoico non abbia problemi di falli, perché con lui in mezzo all'area Paff diventa imbattibile, senza di lui comincia un po' a soffrire sotto rimbalzo. Qui 2 su 2 intanto di Huffman, e il punteggio è 3-2. Jaric, Basile, Karnešovas, Fučka e Stoico Vrankovic, il quintetto di partenza della Fortitudo Paff. Ora a concludere con Stoico Vrankovic, un gancione contro Nate Huffman sul ferro, e poi la difficoltà di superare la linea di centrocampo per Arnold McDonald, il numero 14, con lui con il numero 8 c'è Dallas Comegys, che ha ritrovato il posto in quintetto, con il numero 4 Nada Venerfeld, con il 7 come detto Nate Huffman, e a completare il quintetto il piccolo, il playmaker tascabile numero 6 Derek Sharp. Subito in evidenza Huffman, 2 attacchi, 2 giochi per lui, vogliono insistere su Huffman per l'attacco. Qui vediamo Jaric e Vrankovic che non si capiscono. L'idea di Jaric era sicuramente buonissima, per quella fare un lob sotto canestro per Stoico, che però non era assolutamente attento a questo. Deve essere più pericoloso, più incisivo in attacco Stoico per mettere in difficoltà il lungo avversario. Qui buona palla sotto per Enefeld, stoppato da Karnišovas, che palla però che rimane nelle mani del Maccabi. Karnišovas è stato un grandissimo protagonista nella vittoria della PAF a Tel Aviv 2 giorni fa, per cui questa sera è atteso a un'ulteriore conferma del suo grande talento. Fini Gershon, inquadrato per un attimo, chiamava lo schema offensivo della sua squadra, mentre va a segnare con un ottimo arresto
e tiro bruciante Ariel McDonald ed è il sorpasso del Maccabi Tel Aviv che è stato sospinto in questa trasferta fondamentale sotto di una gara che l'ha persa lo Yad Eliyahu da alcune centinaia di tifosi. Avrebbero voluto prendere tutti e 5.000 i posti del Paladoza, ma intanto attacca la Paf con 8 secondi per il tirare. Mismatch che non viene sfruttato da Fucca, poi va a segnare comunque in conclusione acrobatica avvicinandosi a canestro Marko Jaric, fenomeno. È un po' lenta questa azione, l'azione della Paf, però alla fine ci pensa Jaric con un tiro abbastanza strano ma buono. Occhio a McDonald, non si può lasciare un tiro così comodo, contropiede, 2 contro 1, Basile, il passaggio battuto per il sottomano, appoggiata al tabellone da Marko Jaric, eccolo qua. Perfetto contropiede, 3 contro 2, il Maccabi non torna, tutti e 5 non torna in difesa, la Paf fa benissimo a insistere su questa azione, deve spingere tantissimo in contropiede perché i due lunghi loro non tornano mai in difesa. Qui Dallas Comegis prende il fallo da Marko Jaric, ci ha pensato un attimo Nate Upman dopo la finta. Sì, qui è stato un pasticcio difensivo della Paf, Jaric si è trovato a difendere sul lungo. Sì, sul lungo sotto canestro, completamente libero, evidentemente la difesa non ha funzionato bene, non si sono parlati fra i difensori. Devono stare i giocatori di Bologna devono stare molto, molto più attenti su questi cambi difensivi. Ecco, in questo caso sul cambio difensivo di chi è stato l'errore, Meneghin? Beh, non si sono parlati, diciamo, l'errore è stato quello di mandare Jaric su Comegis che è molto più alto di lui, per cui non ci devono essere questi cambi, devono lottare i giocatori e rimanere ognuno sul suo. Questi mismatch in difesa si pagano sempre. Jaric soprattutto sul post basso. Esatto. 3 minuti di gioco, Paf 7, Maccabi 6. Attacca la formazione bolognese, Marko Jaric larghi in attacco, ora Karnešovac sul blocco di Vrankovic va a forzare la conclusione, trova un canestro Marko Jaric, grande partenza Marco, 3 su 3, 6 punti, è carico, carico a 1000 Marko Jaric. E poi ci vuole anche un po' di fortuna, visto il pallone come è rimbalzato, però qui per vincere va bene tutto. Nate Upman, 1 contro 1, conclude semigancio, segna, subisce fallo, potrà andare in lunetta, attenzione perché c'è il secondo fallo del Totem della F Scudata. Stojko Vrankovic ha commesso fallo e guardate l'agilità di questo 2-15, Nate Upman che, come sottolineava Meneghin, è stato già elogiato da uno santone del basket americano come Pat Riley e dunque pronto anche lui a fare il gran salto. Sì, mi sembra uno dotato, la prima volta che lo vedo giocare onestamente, e devo dire che è uno che mi sta impressionando perché ha buone iniziative e la squadra gioca molto per lui lasciando gli ampi spazi. Guarda, qui c'è un fallo di Sharp. Sì, che cercava di rubare palla a Basile, non gli riesce, buon per noi che si becca questo fallo. Vediamo qui che cintura Basile, l'arbitro però è molto attento. Marko Jaric contro la difesa di McDonald, la palla toccata a Ankarali, l'arbitro turco che è lì a un passo assegna la rimessa alla Paf. Sì, qui è sempre la squadra muta, non si parla, non hanno avvisato Jaric che voltava le spalle a Sharp che stava per rubargli il pallone, dovevano avvisarlo un po' prima. Marko Jaric all'anticipo di Comegis, la palla recuperata da Ehrenfeld che spinge la transizione, si arresta, scarica per Sharp sul lato debole, occhio a McDonald. Eccolo, riceve ora, buona difesa, qui sfrutta il blocco di Nate Upman e apre per un tiro di Sharp, tripla. Gioco molto lento all'inizio del Maccabi che sembra quasi che stia lì a perdere tempo, in poi invece alla fine ci sono queste accelerazioni improvvise, approfittano dell'uno contro uno e su uno scarico alla fine Sharp può tirare indisturbato. La difesa della Paf deve essere molto più attenta, chiudersi sulle penetrazioni ma riaprirsi poi a fisarmonica per andare a chiudere sui giocatori esterni, deve essere molta più mobilità. Scivola Marko Jaric, riprende il posto in piedi in attacco a 1 contro 1, Fucca a concludere, prende il palo Nate Upman, ancora il biondone di Central Michigan che recupera un altro rimbalzo difensivo, una grande partenza la sua, per il momento Upman ha già un bel 6 di valutazione ed è secondo soltanto a Marko Jaric che è partito con un 3 su 3 da favola. Dallas Comegis, Ankarali fischia e segnala il fallo a Karnešovac, sì, Karnešovac, perché pare che abbia sul taglio, ha usato troppo le braccia per tenere il taglio di Hennefeld. Rivediamolo. Beh, arrivano tutti e due che si tenevano, per cui forse ha usato più il braccio. Furbo Hennefeld, ha usato il mestiere. Nate Upman, fallo, questo è fallo, sì.
troppo lento, stoico, e non hai aiuti soprattutto dei propri compagni, perché dovrebbero aiutarlo sul blocco che è stato portato proprio dal piccolino, da Sharp. Terzo fallo di Vrankovic, che esce mestamente. Adesso entra Jack Galanda, che comunque è un buonissimo, diciamo che è un brutto colpo, però Jack è un giocatore esperto, buon difensore. Adesso ci saranno i problemi per Galanda, in difesa avrà problemi a tenere Huffman, però Huffman avrà problemi a tenere Galanda, perché Galanda è un giocatore che tira da tre punti. Guarda, la curiosità, sul braccio destro ha tatuato il logo della NBA. Eh beh sì, questo fino adesso ha fatto vedere veramente cose buonissime. 9-14, massimo vantaggio per il Maccabi. Attacca la Puff, che ha ora in campo Giacomo Galanda. Già 7 punti, 7 punti dei 14 del Maccabi sono fatti da Enfield, eh? Grande prestazione la sua finale. Ecco Carnesovas. 1 contro 1 e prende il fallo da Enfield. Carnesovas. C'è Vrankovic, che è particolarmente carico in panchina, si arrabbia come un pazzo con gli arbitri. Intanto vediamo che è esagerato, infatti l'arbitro si avvicina per dirgli stare calmo. I giocatori in panchina non si possono alzare per protestare con gli arbitri, questa è una regola, e in Coppa sono particolarmente severi in queste situazioni. Marco Jaric non sfrutta fino in fondo il blocco alto di Giacomo Galanda, chiama lo schema Basile. Larghi in attacco, Basile si apre autostrada sfruttando il blocco di Giacomo Galanda, a segno Gianluca Basile. Super, super. 5 punti, una super partenza dei due piccoli, Jaric e Basile, che stanno caricando sulle spalle. Intanto c'è qualche problema in tribuna, purtroppo. Non ho capito, fra ci sono centinaia di tifosi sparsi anche negli altri settori, non soltanto in quello dove sono stati raggruppati, qui proprio sopra la nostra postazione devono intervenire i carabinieri. Si accende il clima all'interno del Paladozza, ecco l'inquadratura che Roberto Gambuti ci offre di questo momento di tensione, ma speriamo naturalmente che venga tutto azzerato. Lo scarico di Marco Jaric, la palla persa, il fallo segnalato da Brazauskas ai danni di Giacomo Galanda, e c'è tensione alle stelle già all'interno del Paladozza. E qui diciamo che la tensione è troppo alta, nel senso che la partita è appena iniziata, la PAF è in corsa, sono 11-14, la gente qui secondo me è un po' troppo carica, deve avere un po' più di pazienza, un po' di tranquillità, perché così mette nervosismo anche ai giocatori stessi della PAF. Intanto è entrato Carlton Myers al posto di Jaric, che è andato a sedersi un po' in panchina. Qui vediamo un gioco a due per... volevano dare la palla a Comici, per ben anticipato da Fusca, che adesso deve uscire. Buon anticipo di Basile, che riesce tocca a recuperare, tocca soltanto il pallone, sporca la linea di passaggio andando ad anticipare, ma mettendo in fallo laterale la rimessa dal fondo per il Maccabi, ed è Denefeld che se ne incarica ricevendo dall'arbitro Ankarani. Abbiamo rivisto, e ora di spalle il capitano Carlton Myers. Dallas Comegis, buonissima difesa uno contro uno di Gianluca Basile, un tiro forzato ma trovato in sospensione. Sì, l'ottima difesa di Basile, non ha avuto niente contro questo giocatore, che anche se buttato indietro, sì, un metro, cadendo all'indietro, un tiro impossibile da stoppare e da contrastare. Parziale di 2-10, come ci ha sottolineato la grafica, momento delicato. Ecco Carnisola, che fino adesso è stato marcato benissimo da Enver, che gli contrasta qualsiasi passaggio. Galanda da tre, la mette. Tripla, Giacomo Galanda, la bomba, meno 2, 14 Puff in difesa, 16 Maccabi in attacco. L'anticipo di Fucca, la palla recuperata da Nate Upman, poi tiene vivo il possesso per il Maccabi. Hanaf, il numero 14 McDonald, va a concludere stavolta forza del tutto, e poi Upman si mette in luce. Guardate che recupero molto avventuroso, grande Fucca. Ha contrastato, sì, aveva perso il contrasto a rimbalzo con Huffman, però poi alla fine riesce a stoppare Comegis, questo salva un canestro per i bolognesi. Comunque rimessa dal fondo per Enfield. Intanto è entrato Doron Scheffer per il Maccabi ed è uscito Enfield. Intanto tira con i quei piedi quasi per terra. Deve essere marcato benissimo, perché altrimenti non... Lui ha la mano caldissima, si riesce a tirare
Non salta tantissimo, però riesce comunque a segnare. Derek Sharp fuori dunque con il numero 6. Mentre è pronto a entrare Pilutti per la PAF. Primo fallo di Doron Sheffer. Esce, entra Pilu, esce Carniscia, fino adesso, come detto prima, è stato marcato benissimo dal numero 4 Hennefeld. Adesso va a riportarsi un pochino in panchina, a prendere un po' le misure di quello che dovrà fare quando entra in campo. Maes adesso passa per Fucca. Piedi sull'arco. Grande rimbalzo, conteso da Pilutti e poi recuperato la palla, peccato, rimbalzo in attacco, canestro di Giacomo, Galanda subisce anche il fallo, Galanda potrà andare in lunetta con un tiro libero aggiuntivo, dunque un gioco potenziale da tre punti per la PAF. Rivediamo Pilutti come un gladiatore, poi Basile, la palla lo beffa ma c'è il rimbalzo che vale oro, canestro e fallo per Giacomo Galanda. Dunque PAF che sta tornando sotto ed è al tiro libero del meno uno possibile. Sì, Jack che ha avuto subito un grande impatto sulla partita, è entrato subito con tiro da tre. Meno uno. Più uno da due sul rimbalzo d'attacco e tiro libero, sei punti per lui, grande prestazione della sua fino adesso. Come detto prima, chi lo marca deve stare molto attento in attacco perché Jack lo punisce sicuramente. Buon gioco da due adesso per... Comages, blocco alto, non arriva il gioco a due per lui e qui c'è una gomitata in faccia Galanda da Comages che va, conclude, semigancio, corto, rimbalzo di Giacomo Galanda, inferno bianco-blu all'interno del Paladozza. Tensione alle stelle, Carter Myers che chiude con un passaggio battuto per Gregor Fucca, la conclusione sul ferro, il fallo su Gregor Fucca e la possibilità per lui di andare in lunetta. E qui ha fatto benissimo Myers a giocare per Fucca perché è molto più veloce di Huffman e Gregor anche spalla canestro oppure faccia canestro uno contro uno deve assolutamente giocare in velocità. Esce Huffman a riposare un pochettino ed entra al suo posto Brisker. Americano naturalizzato, israeliano, un giocatore atletico, buonissimo difensore con un tiro dal perimetro estremamente pericoloso, è uscito nel 93 dall'Università di Stenson ed è cresciuto nei playground prima di giocare tre stagioni nella CBA e poi dal 95 in Israele al Maccabi Ranana e quest'anno al Maccabi Tel Aviv. Hanefeld, il tiro di McDonald ancora, dicevo prima, bisogna fare attenzione, non si può lasciare a McDonald la possibilità di tirare indisturbato. McDonald continua a perforare la retina, è arrivato a quota 6 Harold McDonald con 50% al tiro ma già 6 tiri concessi. Infatti Basile lo marca benissimo però non deve fidarsi di andare a aiutare i propri compagni perché come lascia libero il proprio avversario questo si alza e tira e segna. Fucca che adesso marca Fucca cerca la possibilità di andare a tirare, lo fa e in lay-up acrobatico appoggiando un rettangolo piccolo sopra il ferro realizza il pareggio. Siamo alla metà del tempo, 20 per la PAF, 20 per il Maccabi Tel Aviv. Intanto il gioco fermo perché Hennefeld è rimasto attardato e l'arbitro Ancarali ha chiamato lui un time out. Time out, adesso il giocatore deve essere sostituito, entra Huffman al suo posto. Quindi Gershon. Sì, dimessa laterale, si incarica McDonald. Rimessa, eccolo, blocco per Comages, Sheffer. Rischia molto, anche lo sfondamento, Nate Huffman va dentro come un furetto e nonostante i suoi 210 centimetri abbondanti. È stato bravo a non accontentarsi di un tiro in sospensione da mezzo all'area, si è buttato dentro a canestro per caricare il fallo alla squadra avversaria, cosa che gli è riuscita. Adesso ha a disposizione due tiri liberi un po' più comodi. Segna il primo tiro libero, Huffman si porta a 8 punti in totale. 6 su 6, per un 2-15 non è male. Dentro anche il secondo, il Maccabi va a 2 punti sopra comunque. Qui Basile si incarica sempre di portare avanti la palla, buon blocco di Jack Galanda per lui, desiste. Palla per Basile, Pilutti, il taglio di Carter Myers, il lob... Un po' rischiato per Gianluca Basile, troppo rischioso questo gioco, alto-basso. Basile era nettamente anticipato e sovrastato, eccolo qua. Fisicamente da Huffman, sì, un passaggio molto, non doveva essere fatto. Con il muro di Huffman,
Huffman che ora tiene palla e fa da boa in posizione centrale, ora taglia dentro ed è pericolosissimo da quella posizione, prende il fallo. Ancora grande lavoratore, è cresciuto tecnicamente anno dopo anno, eccolo qua Nate Huffman, un lavoratore pazzesco, uno che sta anche due ore in più degli altri in palestra se occorre. Ma soprattutto lui è molto bravo a muoversi senza palla, cioè sa ascoltare benissimo i blocchi che gli portano i propri compagni, ma comunque non è mai fermo, è sempre in movimento e diventa difficilissimo per i propri avversari cercare di anticiparlo. In questo caso Jack è stato, Galanda, è stato un po' sorpreso da questo continuo movimento. In questo continuo movimento riceve una palla sotto canestro e riesce a farsi perdere un fallo. Tanto mi passano un oggetto da dare a... Qui la tecnica è in continua evoluzione. All-Star Game di Israele, Nate Huffman è stato votato come MVP con 24 punti l'anno scorso. Ricordiamo nel campionato spagnolo una rimonta clamorosa quando era Fuenlabrada contro il Tau Vitoria. Segnò 29 punti con 7 su 9 dal campo e 14 su 16 nei tiri liberi, 11 rimbalzi e 48 di valutazione per la vittoria della sua squadra. Questo la dice lunghissima sul valore di questo talento esplosivo. Nate Huffman che sta in questo momento mettendo in chiara difficoltà il team italiano, 7 su 7 già nei liberi e ora la Paf deve fare attenzione con i tre falli di Stojko Vrankovic, l'abbiamo detto, è una cartaccia questa, 9 punti può arrivare in doppia cifra. Soprattutto il Maccabi è molto intelligente nel saper sfruttare adesso la carica agonistica di Huffman. Vede che la Paf è in grossa difficoltà a tenerla, per cui insistono nel giocare con lui e fino adesso gli è andata bene. Huffman sta rispondendo alla grande a queste sollecitazioni, per cui vedremo se continuerà, avrà il fiato di continuare così fino alla fine. Ha già subito Nate Huffman ben 5 falli con 9 su 9 dalla linea, dei liberi 11 punti, è l'unico in doppia cifra. L'intervento dell'arbitro Brazauskas, il fallo segnalato al numero 5 Mark Brisker. Rivediamolo. Esatto, qui c'è un fallo. Eccolo qui, tiene per un braccio nettamente davanti a Brazauskas, che Arthur Myers che cercava di liberarsi con il taglio alto. Galanda. Buon anticipo su Basile Myers. La finta, parte, arresto, tiro, è la sua azione. Peccato, la palla sul ferro, il rimbalzo ancora una volta di Nate Huffman. Comunque questa era una sua azione, era un tiro che doveva assolutamente prendere. La Paf ha bisogno di subito di tiri da fuori, qui intanto c'è una difesa a zona della Paf, una 2-3 che si adatta moltissimo. Buona chiusura adesso, libero comunque nell'angolo, buon raddoppio, palla che gira un po' con fatica, ma comunque buona difesa, ma comunque ha dato i suoi frutti. Sheffer ha messo sul ferro, il rimbalzo ha premiato la Paf che ora può manovrare in attacco. Carton Myers, Giacomo Galanda, il ribaltamento per Pinuti, va fino in fondo, scarica fuori nelle braccia però nelle mani di Prischer, 2 contro 2, la conclusione con scarico di McDonald e poi la tripla di Prischer. Grande contropiede del Maccabi che ha approfittato anche del fatto che la Paf non sia rientrata in perfetta armonia in difesa e questi due piccoletti hanno fatto veramente danni. Mark Prischer, occhio a lui che è stato chiamato al Maccabi per cercare di far dimenticare il grande Oded Katash, l'astro emergente del basket israeliano. Il taglio di Carton Myers, l'anticipo e la decisione, attenzione, Brischer ha dato da matto fuori, ma non ho visto, stavo osservando, gli arbitri gli avevano dato la palla e peccare per la carica perché stava difendendo alla grande su Myers e per essere riuscito così ad anticiparlo si è autogasato, diciamo. Qui intanto c'è un grosso pasticcio tra Galanda e Fusca che devono comunque rimanere calmi. Jack è un po' troppo carico. Nessuno dei due ha chiamato la palla. Al massimo vantaggio, Maccabi Tel Aviv, Maccabi 27, Paf 20, 8 minuti all'intervallo. Prisco, McDonald, sempre larghi in attacco, chiede Pini Gershon. La Paf deve stare comunque tranquilla e calma, non può assolutamente sempre a zona, sempre 2-3, si adegua, il pallone tocca il piede di Karnešovas, dunque viene resettato il cronometro dei 30 secondi per il gioco d'attacco degli israeliani. Maccabi 27, Paf 20, momento delicato.
Ma guarda, la Papa ha sempre fatto fatica nei primi tempi, per cui... Anche se a Tel Aviv allo Yad Eliyahu è andata più 15, eh? Sì, sì, però in casa ha sempre fatto così. Qui tanto c'è un fallo, vediamo fischiato a chi. Fallo in attacco, mi sembra. Huffman, fallo ad Huffman. Fallo ad Huffman, sì. Si è spinto in attacco. Qui ci saranno due tiri liberi per la PAF. Visto che è stato raggiunto da entrambe le formazioni il bonus nel primo tempo, dunque... Si va in lunetta con Carlton Myers. Qui la gente è molto arrabbiata per i vari contatti fisici che ci sono, però in Eurolega, soprattutto nelle competizioni europee, l'arbitraggio è sempre un po' più permissivo di quello italiano, per cui bisogna sapersi adattare anche a quello che fischiano gli arbitri. Se loro permettono di giocare un po' più fisicamente, bisogna adattarsi e giocare più fisicamente senza star lì a lamentarsi. Intanto Myers fa 2-2, certamente Beneghin, e intanto comunque continua a essere alta anche la tensione in tribuna qui al Pala d'Ozza mentre attacca il Maccabi. Il taglio di McDonald, occhio, Nate Huffman nella posizione di tripla minaccia in post alto, passaggio sotto per Hennefeld, il raddoppio, chiuso Hennefeld, non trova linea di passaggio comode, serve sulla linea di fondo, Sheff, e poi lo scarico per la fondata di prepotenza a due mani. Grande passaggio, grande Nate Huffman. Nel traffico, in mezzo a mille gambe, è riuscito a arrivare di questo pallone e lui si è alzato per schiacciare a due mani, grande azione. Carlton Myers, Galanda, Jaric, Carlton Myers, la finta, va dentro, scarica, fuori, prova il tiro a tre, non va, Marco Jaric, rimbalzo, Giacomo Galanda sul ferro, secondo tiro sbagliato, peccato, palla in attacco per il Maccabi, sfondo, sfondo, netto, bravo Jaric, grandissima azione, bravo Jaric in difesa, si è fermato, è rimasto sulla posizione, rivediamo McDonald che non dosa il corpo, perde il controllo e va a sfondare su un furbissimo Marco Jaric. Sì, sì, ha avuto la forza e l'intelligenza di fermarsi, di stare un po' sul posto, si è spostato leggermente sulla destra all'ultimo momento, però è arrivato troppo in velocità l'avversario per non commettere sfondamento. Carlton Myers, Fuchka, 6:30 all'intervallo, Galanda. Per l'attacco sono troppo stretti in mezzo all'area, devono stare un po' più larghi gli attaccanti dalla PAF per permettere di dare più spazio un po' più a tutti. Jack da non fuori. Va Galanda da tre punti, ultimo tocco di Karnišova, scorretta la decisione di Brazauskas, la rimessa è per il Maccabi Tel Aviv. Suonano trombe al Pala d'Ozza, il canestro e il fallo subito da Hennefeld. Hennefeld quattro punti. Sì, c'è una buonissima circolazione molto tranquilla del Maccabi contro la zona della PAF, che non è sicuramente molto attenta, soprattutto non anticipa i vari passaggi, sono troppi buchi in mezzo all'area e a turno tutti i giocatori del Maccabi riescono a penetrare con passaggi anche molto difficili come abbiamo visto in questa ultima situazione. La difesa deve essere molto più attenta e molto più chiusa dentro. Intanto però purtroppo ci sono già quattro falli di Galanda e la situazione diventa veramente preoccupante. Infatti è entrato Dan Gay al suo posto. L'insistere sul giocare, nel giocare su Huffman ha cominciato a dare buoni frutti. Adesso qui si devono un po' svegliare gli esterni della PAF, che anche se sono ben marcati devono dare il loro contributo. Myers in testa. Massimo vantaggio, più 10, 22-32. E speriamo allora che corsi a ricorsi storici, fu determinante in un ottavo di finale di Eurolega. Dangay contro il Maccabi. Ora time out chiesto da Charlie Calcati, l'inerzia della partita. In questo momento è nettamente in mano al Maccabi, 10 palle perse dalla PAF che sta soffrendo contro la difesa molto equilibrata e reattiva, intensissima della formazione di Tel Aviv, e il momento è duro perché con 3 falli a Stojko Brankovic e 4 a Giacomo Galanda, che aveva preso il posto del totem bianco-blu, non c'è da stare allegri. Sì, l'unica nostra speranza è che Huffman non regga fisicamente fino in fondo alla partita, cosa che però dura. È dura. Diciamo una minima speranza ci può essere. Già esultano, pregustando chissà una vittoria in campo avverso i tifosi di Israele, ma avete visto anche la fossa bianco-blu, la fossa dei leoni della PAF che sostiene a gran voce i suoi beniamini. Diciamo che parlando sempre di Huffman, è quello che ha messo in grossa difficoltà la PAF, che ha già 13 punti, ha 5 falli subiti e uno solo fatto, per cui forse bisognerebbe giocare un po' di più sull'uomo che viene marcato da Huffman per cercare di fargli commettere qualche fallo in più. Fino adesso i vari uomini su cui si è avvicendato non sono stati secondo me ben serviti, per cui lui ha la vita facile in difesa. 2-3, la zona della PAF, con Dangay in posizione centrale. Hennefeld gira sul perimetro il Maccabi,
Molta pazienza del Maccabi, che qui viene lasciato inspiegabilmente libero, troppo lenta l'azione della difesa della tripla, tripla Brisker. Forse invece della 2-3 sarebbe meglio fare una 1-3-1 che copre un po' di più la linea esterna e dà più forza in mezzo all'area. Carlton Myers sbaglia la penetrazione centrale, perdono palla gli israeliani, la recupera Karnishovas. Myers, lo scarico per il velocissimo Karnishovas, va dentro fino in fondo, corto il tiro di Marco Jaric, la palla lunga per Brisker, l'apertura, McDonald, il contropiede. Nate Tapman, fallo su di lui, arrivava come un proiettile a rimorchio Nate Tapman. Altri due tiri liberi per lui, finora 9 su 9. Guardate il contropiede aperto prontamente da Brisker sulla corsia sinistra, lo scarico dietro la schiena per il tentativo di schiacciata in acrobazia di Nate Tapman. Ma comunque tutto parte dall'iniziativa dei due piccoletti, McDonald in testa che spinge la palla in contropiede sempre a 1000 all'ora, e come visto in questa situazione anche l'appoggio dei lunghi che seguono benissimo il contropiede. I lunghi della PAF devono essere comunque sempre molto accorti a non restare lì in attacco a pensare al tiro sbagliato, a protestare con gli arbitri, ma seguire subito il contropiede e tornare in difesa, soprattutto tornare in difesa. Intanto Hoffman continua a segnare. 11 su 11, 22-37, più 15. Sta avvenendo quello che era avvenuto in gara d'andata allo Yad Eliyahu, era andata lì fino a più 19 la formazione bolognese, ora è più 15 il Maccabi, 22-37, ma mancano 4-40, c'è ancora tempo per recuperare qualche punto. Va Fucka, tap in dopo l'errore con la mano preferita, il tap in con la mano destra, il canestro del quinto punto di Gregor Fucka. Intanto ci sono l'arbitro che parlotta un attimo con Recalcati, rimessa dal fondo per Hoffman. 24-37. Comunque c'è una grossa differenza di tranquillità dalle due squadre. C'è il Maccabi che fino al primo minuto ha giocato con grande raziocinio, qui intanto un grande gioco a due sotto per Scheffer, per Doron Scheffer. Gioca con grande intelligenza, grande acume, tutto grande tranquillità. La PAF è troppo nervosa e non riesce a girare la palla secondo i propri desideri, le proprie abitudini. Fucka contro Hennefeld. Deve giocare uno contro uno assolutamente. Ottimo. Stoppone di Hoffman, ancora Nate Hoffman protagonista. È la prima stoppata data in partita, 24 monumentale la prestazione, 24 di valutazione, 15 punti, 5 rimbalzi e 6 falli, 6 subiti. Esatto, diciamo che l'Inter Maccabi sta costruendo la propria difesa su il proprio successo fino a questo momento proprio sulla difesa. Tu guarda gli anticipi, gli aiuti, i recuperi che ci sono incredibilmente rapidi e decisi. Qui intanto fallo in difesa a Hennefeld, mi sembra. Due tiri liberi per Dangay, che stava lottando benissimo comunque sotto canestro a rimbalzo. Dangay in lunetta per la PAF, che deve recuperare 15 punti al 16° minuto del primo tempo al Pala d'Oggia. Recalcati manda sul cambi Basile e chiama in difesa, chiama in panchina Gregor Fucka. Time out intanto chiesto dal Maccabi di Tel Aviv. Ha preso il break sul controllo dei tabelloni, era stato in equilibrio il numero dei rimbalzi catturati fino a metà del primo tempo, poi con 3-4 rimbalzi consecutivi, e come ricordava Meneghin questo contropiede innescato prontamente, anche i rimorchi velocissimi di Nate Tapman, pericolosissimo quando si proietta verso il ferro e pericolosissimo anche dalla linea dove ha messo 11 su 11 per il momento. La formazione israeliana ha costruito il break pesante, 3-41 al termine del primo tempo, 24-39. Infatti mi hanno passato qui le statistiche, e anche se sono indietro di qualche punto, qui mi hanno passato sul 37-22, però c'è un 14 su 14 nei tiri liberi, quindi un 100% del Maccabi. Appena 4 su 5 era. Questo vuol dire la ora scarsa. È ancora 4 su 5, ancora 14 su 14, ma come vedete è nella maggiore pericolosità, quindi giocare con calma, cercare soluzioni ad alta percentuale, costringere a spendere falli la difesa. Quando si gioca con il passaggio giusto, senza forzare, esatto, senza accelerare. Esatto, soprattutto
più passaggi sotto canestro, più giochi sotto canestro. Evidentemente, come abbiamo visto tutti quanti, il Maccabi è molto, molto più lesto, molto più bravo a far giocare di più i propri lunghi o comunque i propri giocatori sotto canestro. Abbiamo visto prima un gioco a due per Doron Scheffer, addirittura, che ha giocato a spalla canestro contro Carlton Myers. Questo ti dà, ecco, più percentuali, tiro di percentuale, la percentuale di tiro sicuramente più alta e più possibilità di avere fallo. Maneghin nei panni di Recalcati, a questo punto come deve giocare la PAP per cercare di ridurre questo break che è di 14 e diventa di 13? Beh, qui parte tutto un po' dalla difesa, potrebbe essere sicuramente un po' più aggressiva e meno permissiva nei confronti degli avversari, e l'attacco secondo me deve giocare un po' più per il lungo sotto canestro, a parte che adesso c'è solamente Dangay che non è un grande attaccante. Difesa uomo contro uomo. La palla deve girare comunque sempre molto velocemente, non deve rimanere nelle mani dei giocatori più di tanto tempo. E Hartman ancora in posizione di tripla minaccia, stavolta va dentro, un palleggio, l'arresto, il tiro, il fallo in attacco. Fallo in attacco a Mark Brisker, giusta la decisione di Brazauskas, secondo fallo di Mark Brisker. Sì, qui è stato l'unico tiro forzato di Hartman, che ha tirato in controtempo, ha fatto un tiraccio e da questo tiraccio è nato per fortuna per noi un fallo in attacco. Una curiosità, Mark Brisker ha rischiato la stagione 98 e addirittura ha rischiato di finire in prigione perché è stato denunciato dalla moglie per percosse. È un bel tipino, eh. La moglie è israeliana. Testa calda, Mark Brisker. Due falli. Due su due intanto per Basile, che chiama gran voce il pubblico del 28-39, un break 0-4 per la PAF che difende ora. Nate Hartman contro Dangay, ribalta il gioco per Ariel McDonald. McDonald contro Carlton Myers, un blocco di Enfield. Difende bene la PAF, tiene lontana la formazione israeliana, 8 secondi. La fetta di Chaco va a tirare, corto il tiro, sporcato, poi la transizione dettata, corridoio centrale da Karnišovas, Marko Jaric, era libero Carlton Myers, Jaric noi ha fatto arrivare subito la palla, serviva un buon ribaltamento, comunque si gioca sul perimetro, 28-39. Qui ci sono i cambi sistematici del Maccabi, vedi che... Carlton prova la bomba sul ferro, rimbalzone in attacco e errore da sotto, c'è un fallo su Jaric, non fischiato, ha sbagliato Dangay, ma è stato spinto Marko Jaric, ora velocissimi Scheffer lo scarico, Nate Hartman, ancora un fallo da Dangay, e purtroppo è una mina vagante questo Nate Hartman, una miccia corta. Ma vedi la sua bravura è proprio quella di seguire tutto il contropiede, guarda, era già lì al suo posto, ha ricevuto, è arrivato prima ancora dei piccoletti. E dopo c'è la grande pazienza, la grande visione di gioco di tutti i giocatori del Maccabi, che riescono sempre a dare la palla giusta al giocatore giusto nel posto giusto. Fa 12 Hartman, 12 su 12, e vediamo se fa anche 13, un 13 che varrebbe anche più 13 in assoluto per la formazione israeliana. Eh sì, 13 anche con la su fortuna 13. Riesce a segnare questo canestro. 28-41, esultano i tifosi israeliani, Maccabi in difesa, più 13, 41-28, Carlton Myers. 2 minuti e 5 secondi all'intervallo, Dangay deve accelerare il ritmo, comunque la formazione bolognese, e girare più velocemente la palla. Carlton Myers, vediamo se va a cercare l'uno contro uno, lo fa, alza la parabola, grande, segna Carlton Myers dalla sua mattonella, la sua azione preferita, resto e tiro, bruciante, 30-41, meno 11. Deve insistere, deve forzare anche qualche volta Myers per cercare di portare avanti la propria squadra, grande uno contro uno di Scheffer. Un primo tempo quasi perfetto della formazione israeliana, 30-43, giocate da manuale, senza forzature e pochissime sbavature. Troppi canestri facili per il Maccabi comunque, la difesa è la prima imputata questa sera, almeno fino a questo momento per la prestazione della PAP. 80 secondi. Tu vedi, guarda invece la difesa del Maccabi com'è, ci sono dei cambi sistematici. Facile. Sono cambi sistematici fra tutti i giocatori, qui intanto Sparaka. Un tiro Myers, ma fallo di Enfield. Gay è lestissimo, va per recuperare questo pallone e si becca un fallo anche da Enfield. Guardate la reattività di Dangay. Sì, Enfield protesta, ma il fallo c'era nettissimo sul braccio destro di Dangay. Bravo Dan. Qui un cambio per il Maccabi, doppio cambio per il Maccabi. Fuori Enfield e McDonald. Dentro di nuovo Sharp e Dallas Comegys con Codino. Terzo fallo per Nadav Enfield. Anche questo comincia a essere un po' un problema per il Maccabi, perché Enfield ha fatto sicuramente
grandissime cose fino adesso, anche se in attacco ha fatto poco, però in difesa è stato veramente un leone, anticipando tutti i propri giocatori su cui è stato in marcatura. È tutto importante, anche un tiro libero fondamentale in questo momento, 71 secondi e 3 decimi all'intervallo. Tanguay segna il secondo con l'aiuto del ferro, la palla si aggrappa ed entra, pronto a rientrare sul cubo. Gregor Fucsca, meno 12. Comunque è un punto recuperato, insomma, siamo a 12. Bisogna difendere duro ora, non concedere tiri facili in quest'ultimo minuto. Bisognerebbe cercare di chiudere sotto le 10 lunghezze il primo tempo, vediamo. Buona difesa adesso della FAP che comincia un po' a anticipare i vari passaggi, non permette di giocare facilmente. Bravo Basile, contiene molto bene. 3 secondi per i Maccabi per tirare. 1, un tiro disperato, l'ultimo secondo, fallo di Comagis. Fallo di Comagis, netto. L'arbitro Ancarali. Si è appoggiato nettamente, terzo fallo anche per lui, quindi problemi anche per il Maccabi. E 2 tiri liberi per Kamishevas in attacco adesso. Cambio per la PAF, esce Jaric e dentro a Fucsca al suo posto. Sta diventando un po' più pesante anche per il Maccabi, 13 falli commessi contro gli 11 della PAF, che purtroppo ne ha 4 in Galanda e 3 in Brankovic. Ora ce ne sono invece 3 di Comagis, come 3 ne aveva commessi poc'anzi Hennefeld. Preoccupato Charlie Recalcati, mentre Carney mette il primo. Ci vorrebbe anche un tiro da 3, non so, di Maias o di Basile o di Carney, un canestro da 3 insomma, tanto per arrivare al riposo con 5-6 punti di vantaggio, 8 al massimo, ecco, tanto per dare ancora più coraggio alla PAF, anche se abbiamo assistito sempre a grandi rimonte, a grandi primi tempi di difficoltà e poi secondo tempo in grande soltezza, tipo Diesel. E rientrerà anche il totem Stojko Brankovic con 3 falli, ma con la possibilità sicuramente di incidere. 30-25 ora, 12 per il gioco d'attacco, non possono andare fino in fondo. Schema corner in attacco, chiamato da Penny Gershon, e allora McDonald largo per Nate Huffman. 5 secondi. 1 contro 1, va 4. Sicuramente a concludere. 3. Si gira, tira, segna, che grande. Talento mostruoso, che talento mostruoso. 6 secondi. Viene mandato a quel paese dai tifosi. Deve tirare. Basile, la tripla tentata e tripla! Allo scadere! Gianluca Basile, una tripla di speranza. 9 punti. 9 punti sono un passivo accettabile per un primo tempo, giocato un po' a strappi dalla PAF, che ha subito in maniera incredibile questo Huffman con 19 punti, grandissimo giocatore, grande prestazione della sua. Non ha saputo esprimersi al meglio in difesa, dove ha permesso ampi spazi nell'area a tutti i giocatori del Maccabi. Ha saputo, non è stata pronta a ritornare sui vari contropiedi portati dalla squadra israeliana. Diciamo che la difesa prima la imputata principale, e l'attacco un po' troppo ferraginoso, e secondo me non ha sfruttato a dovere i propri lunghi quando erano in campo, e soprattutto gli esterni non sono stati così pericolosi come in genere lo sono. 44 la valutazione del Maccabi, 45 i suoi punti, 43 la valutazione della PAF, ma appena 36 purtroppo i suoi punti. Questi sono i punteggi personali e i falli dei singoli giocatori. Segnaliamo i 15 rimbalzi al termine del primo tempo della PAF contro 14 del Maccabi, ma ci sono i 19 punti, i 7 falli subiti, i 5 rimbalzi, le 2 palle recuperate, la stoppata data per un 28 di valutazione, che fanno la differenza. Per il momento Nate Huffman, l'MVP della partita sicuramente. Dall'altra parte, in doppia cifra, è arrivato proprio allo scadere Gianluca Basile con la bomba del 36-45, ma in Eurolega anche dalle 40 alle 150.000 lire. La proprietà del Maccabi è di 4 azionisti storici al 96%, e fra loro c'è il presidente, ormai da 30 anni al timone di questa squadra simbolo, ed è un personaggio ormai in Israele, Shimon Mizrahi, un record mondiale forse di permanenza ai vertici della società. Sì. Anche perché a lui piace moltissimo anche andare in panchina, qui non lo vedo questa sera, non mi sembra che ci sia, ma Tel Aviv in molte occasioni è sempre uscito in panchina. Sotto la sua guida ha vinto le 2 coppe dei campioni, 29 campionati su 39, 21 coppe di Israele su 29, ma come lui ama dire, di vincere non ci si stanca mai. Ah beh, questo è fondamentale, soprattutto per un presidente che poi è uno di quelli che devono tirare fuori i soldi, allora vuole vedere tornare qualche cos'altro in cassa, se non soldi almeno qualche coppetta insomma. Tra l'altro è interessante sottolineare come il Maccabi Tel Aviv sia la società in Europa che ha il miglior rapporto. Secondo tempo, ci sarà, come diciamo spesso, turbolenza, la contesa, Fucsca spinto da Nate Huffman, la rimessa è per la PAF. Palla data alla PAF perché c'è stato Huffman che
secondo gli arbitri è saltato prima, qui forse era da ripetere la palla 2, comunque meglio per noi perché Papaf ha la possibilità di giocarsi questo pallone in attacco subito. È come se avesse all'inizio recuperato un altro pallone nel finale del primo tempo sul meno 9. Dunque vediamo se prosegue la rimonta, è arrivata a più 15 la formazione israeliana. Sì, Prankovic sempre giusto in panchina. Va Fucsca a prendere un fallo, bravissimo, buona questa iniziativa di Gregor Fucsca che quando taglia dentro anche palla in mano è immarcabile, vedete che sfrutta il blocco di Tanguay. Infatti magnifico. Qui c'è stato un piccolo conciliabolo fra Comegis e Huffman, che Comegis diceva spostati un attimino, cerca di prendere lo sfondamento. Intanto Basile da tre, non va, sbaglia. Rimbalzo Tanguay, rimbalzone di Tanguay, platino puro. Myers 30 secondi dietro la schiena, deve giocare uno contro fuori uno per Karnišovas, va fino in fondo, non c'è tap-in di Tanguay vincente, rimbalzo di Dallas Comegis, tre occasioni, tre perse dalla sì, Gregor Fucsca doveva giocare uno contro uno invece di passare fuori la palla, era mancato da un piccoletto, non doveva accontentarsi solo di questo passaggino fuori. Huffman invece blocca per Myers, Sharp gli passa la palla, uno contro uno ancora per Huffman, gira sul piede perno ma stavolta non trova il corridoio libero, passi, inflazione di passi, buonissima difesa di Dan Gay, grande difesa di Gay che l'ha costretto a andare sulla linea di fondo e poi lì gli ha impedito qualsiasi tipo di passaggio. Eccolo qua, grazie Gambuti, molto anche bella la ripresa della squadra esterna di Bologna, grande pressione anche di corpo nel senso che si è appoggiato fisicamente, ha cercato il contatto e questo ha fatto perdere l'equilibrio a Huffman, grande difesa di Dan. Basile, Dan Gay, posizione alta, fallo ai danni di Carter Myers, nettissimo il fallo di Sharp, troppo attaccato, ha giocato un po' sulle gambe, vedi qui come lo tiene per il braccio, col braccio sinistro proprio fine uncinato addirittura, sembrava Meneghin con Kevin McKee se lo ricorda? Bei tempi allora, mi ricordo. Secondo fallo di Derek Sharp, attacca la Puff sul perimetro, chiama a spalle a canestro in post basso, riceve ora allontanare l'attacca media, Gregor Fucsca va uno contro uno, giusto. Segna, peccato, poteva essere un altro gioco da tre punti. Ma Fucsca sta diventando protagonista in questa fase, deve caricarsi anche lui come Basile, come Myers e speriamo presto come Brankovic, la squadra sulle spalle. Non riescono a tenere Fucsca e qui devono insistere solo a costo di giocare 50 palloni su di lui. Lo diceva anche lei nel primo tempo, Meneghin qui sbaglia il tiro libero, bisogna giocare più la palla dentro. Sì, soprattutto adesso che questa che è una delle chiavi. Gregor è marcato ancora uno molto più piccolo di lui e Gregor non deve accontentarsi di andare a giocare fuori ma a giocare spalle a canestro. Se non riesce a segnare almeno si guadagna dei falli. Meno 8, 37 a 45, 1 minuto e 30. Recuperare un punto al minuto. Attenzione alla tripla che non va. Rimbalzo, Tanguay, Dallas Comegis gli sfugge. Poi Aaron McDonald, Karnišovas, Sharp tiene vivo il possesso d'attacco. Nate Huffman fuori, attenzione a Sharp, tiro lungo sul secondo ferro, il rimbalzo di Karnišovas, la palla nelle mani di Carlton Myers, il capitano. Myers palleggia alto, gioca uno contro uno con Sharp, c'è l'isolamento per Carlton Myers, va a concludere Carlton, va a concludere, prende il fallo, bravissimo Carlton Myers, è la sua azione. Sì, un'azione un po' troppo insistita, però lui vuole giocare uno contro uno, ha chiesto un isolamento, quarto di campo di isolamento. E vedete, ha preso il fallo. Si è guadagnato un fallo. Quando va così è devastante. Myers ancora contro Sharp, gli deve dei centimetri. Il taglio di Karnišovas. Doppio blocco per Karnišovas. Ma c'è un altro fallo. Di Sharp insiste troppo nel marcarlo fisicamente con l'avambraccio. Invece, se vuole cercare di limitare Myers, deve assolutamente impedire. Quarto fallo, bene. Quarto fallo di squadra nel secondo tempo in appena 2 minuti e 15 e ci sono già tre giocatori a questo punto. Enfield, Brisker, Sharp e Comegis con tre falli, la palla sul piede di Carlton Myers. Sì, purtroppo pasticcio, è palla persa. Troppo insistito al palleggio di Myers, si palleggia sui piedi, quindi purtroppo palla persa. Si ricomincerà con una rimessa dal lato o dal fondo del Maccabi, qui intanto si deve asciugare il campo. Forse sarebbe meglio mettere qualche ragazzotto un po' più robusto qui a pulire il campo, perché c'è una cosa anche nei campi italiani che mettono a pulire il parquet, sempre dei ragazzini giovani, invece bisogna mettere gente nerboruta che lo pulisca bene, perché sul campo ci sono giocatori che valgono miliardi, è un peccato perdere qualche cosa, una scivolata sulla, esatto, farsi male su una scivolata sul parquet bagnato, per cui gente più nerboruta. Comegis, il taglio di Huffman che riceve, è un piacere vederlo giocare. Poi va a 3 secondi, infrazione in area, non si può stare senza palla, infrazione di Sharp che stava sostando
da qualche secondo in aria, e qui Nate Upman, che aveva giocato in posto basso, non ha trovato spazi, chiuso molto bene dal raddoppio di Dangay, sotto di Dangay, bellissima azione comunque di Nate Upman, ma palla persa, il taglio di Fucsca, lo scarico purtroppo a chi? A nessuno, palla persa. Qui Gregor doveva andare a tirare, era completamente libero in mezzo all'area, in piena velocità, un passaggio in più è stato veramente un rischio. Qui Upman sbaglia, rimbalzone di Fucsca, fenomenale, passi, e si accende il Paladozza, inferno, bianco-blu ancora. Sì, forse ha commesso passi, perché è stata un'indecisione, non sapeva se passare o partire in palleggio, e mi pare che proprio abbia commesso passi, però se fosse possibile rivedere altri play. Adesso vediamo qui, tiro sbagliato di Upman, rimbalzo. Il rimbalzo di Fucsca. Eh sì, passi, ha mosso purtroppo il piede perno, anche se spinto da dietro da Upman. Però si ricomincia con fuori intanto Sharp per il Maccabi, dentro Doron Sheffer. Va dentro battendo Dangay, prende due tiri liberi. Comunque un buon fallo di Dan, che ha resistito almeno per tre quarti. Terzo fallo anche per Upman, Dan, sì. Come Galand. A 4 e Vrankovic 3, sono i tre più gravati di falli. Non capisco perché non venga messo dentro Vrankovic, mancano 16 minuti, insomma tre falli, uno come lui se li riesce a gestire. Forse si fida Recalcati più di una marcatura aggressiva tipo Dangay, che pressa Upman anche fuori, pazzesco, anche fuori Upman dall'area. Pazzesco Upman, pazzesco, 14 su 14, viaggia con queste medie qui dalla linea, 15 su 15. Dicevo di quella partita di Fuenlabrada, Pau Vittoria, ma stasera sta facendo ancora meglio, lì fece 14 su 16, qui ha fatto 15 su 15, incredibile. Bravo Upman, attacca la PAF, 10 punti di vantaggio per il Maccabi. Myers, non va la tripla, rimbalzo per Dallas Tomagis. Apertura, c'è Breisker libero, sì. Viene fermato Ari McDonald sul corridoio destro mentre cercava di un buon fallo di Basile che blocca almeno il contropiede, perché c'era anche Maccabi in superiorità numerica e qui si rischiava veramente un canestro facile. Basile ha la furbizia di fermare il contropiede e si ricomincia con una rimessa per i Maccabi. Primo fallo Basile. 37 per chi difende, 47 per chi attacca, ma guardate l'agilità di questo Nate Upman, grande. Attira il raddoppio su di sé, smarca completamente e poi serve al bacio questo assist per Dallas Comegis, che può soltanto affondare. Schiacciata a due mani di Dallas Comegis, l'ex di turno, ed è di nuovo più 12, occhio, prova a riallungare il passo, non deve forzare le conclusioni la PAF, c'è tempo. Basile, fino in fondo, layup, sottomano delizioso, molto morbido, appoggiato alla tabella, 12 punti. Qui diciamo che il problema della PAF è anche Karnišovas, che fino a questo momento è abbastanza evanescente, solo due punti, non ha dato il solito contributo in attacco. Intanto la palla per i Maccabi gira benissimo, fuori sotto ancora per buona difesa di Dangay, si allontana, sbaglia, buonissima difesa di Gay, spinge la transizione Karnišovas, il palleggio altissimo di Gregor Fucsca, l'isolamento per Fucsca, ora Basile sulla corsia. Sale, riceve Karnišovas, Myers, va uno contro uno, lo batte, appoggia il tabellone e di tabella Myers segna il nuovo menotto. Insistere, viene incoraggiato alla grande dal pubblico, Carlton deve prendere in mano le redini della partita, perché fino adesso i suoi compagni non riescono a farlo. Qui sfondamento, ottima difesa di Carlton, che si mette davanti al pareggio di Doran Sheffer. Ecco, se è possibile rivediamolo questo, perché si è visto soltanto alla fine. E la rapidità di spostamento di gambe di Carlton ha avuto la meglio su questo pareggio abbastanza lento di Sheffer. Eccolo qua, si stava spostando Carlton Myers, è stato molto abile, bravo Myers. Lui ha usato un po' troppo il braccio, nel senso che ha accentuato la protezione del favorito palleggio. La difesa di Myers, che era comunque in movimento, sì. Non era fermo Myers, ma quel movimento del braccio, intanto grande taglio di Artura Karnišovas, il nazionale lituano, sigla il meno 6 per la formazione italiana. PAF 43, Maccabi 49, 14 minuti, 30 secondi al termine della partita. Inferno ancora al Paladozza, attacca il Maccabi, Sheffer. Buona difesa adesso, un po' più aggressiva della PAF, che raddoppia anche i propri avversari. Qui intanto Upman ancora servito alla grande. Una forza della natura. L'attenzione di Dangay, che deve stare attaccato al suo uomo, non si deve occupare di nient'altro che del suo uomo, per cui
Ecco Vrankovic che viene mandato finalmente sul cubo dei cambi. Rientra stoico dunque sul cubo. Kartl-Meiers, attenzione, rischia troppo questa partenza contro il raddoppio di marcatura. Grande contropiede che punisce questo errore. Micidiale. Anche due contro tre sono arrivati perché Gregor Fuska stava arrivando in aiuto, però questi due piccoletti hanno fatto faville. NFL viene mandato sul cubo dei cambi intanto per il Maccabi. Qui Basile rischia di perdere il controllo del pallone, cosa che per fortuna non avviene. Palla Maes che deve giocare uno contro uno subito senza pensare tanto. Aspetta il blocco di Fuska, qui un buon raddoppio del Maccabi. Fuska palleggia altissimo, va dentro, scarica fuori, cammina. Tre secondi Dan Gay che giustamente si aspettava un tiro di Fuska perché era arrivato in mezzo all'area, dove si aspettava un tiro almeno di sinistra, un semigancio. Gregor preferisce passare la palla fuori, ma questo costa la PAF con tre secondi, quindi palla al Maccabi. Cambio fuori Dan Gay, dentro Vrankovic e fuori McDonald e dentro Sharp. Sì. Sharp che ha dunque quanti falli ha Sharp? Quattro falli, tre li ha Brisker. Buon pressing di Myers su Doran Sheffer. Grande movimento di Sharp palla, angolo, buonissima la circolazione, Brisker sul ferro, rimbalzo, Grega, Fuska. Sulla corsia sinistra innescato il contropiede da Kartl-Meiers, la palla buttata, Enfeld ha provato a intervenire ma non c'è stato bisogno. Secondo pallone buttato via dalla PAF. Sì, grande contropiede fino al 90%, alla fine Basile doveva arrestarsi o ritornare indietro a passare questo pallone, è stato veramente un suicidio. 10 punti da recuperare per chi è in difesa, 13 minuti scarsi al termine. La stoppata regolare di Fuska, grande azione, è andato Enfeld a cercarsela e ha preso la banana. Kartl-Meiers, il capitano, palla in mano mentre Jaric è pronto sul cubo del cambio a entrare. Forse Meiers entrerà, penso, per Carni o per Meiers. Abbiamo dato un buon blocco per Fuska, fuori camicia libera. Deve tirare, non va il rimbalzo di Fuska. Fuska. Grande stoppata, sulla stoppata subita da Gregor Fuska, è il più lesto di tutti, guardate questa selva di braccia alzate. Grande, bravo a seguire il rimbalzo e l'azione soprattutto. 45, PAF 53, Maccabi pronto a rientrare subito, Rini Garrison non vuole rischiare. Doran Sheffer segna mentre Ariel McDonald è sul cubo del cambio. Sheffer 8 punti e 4 su 5 da 2, un solo errore dall'arco. 4 su 6 complessivo dal campo, ecco per un attimo Ariel McDonald, ma sta per entrare di nuovo anche Nate Upman purtroppo. Si è andato a riposarsi un attimino perché almeno un paio di minuti di riposo in panchina ci vogliono. Qui intanto Vrankovic, uno contro deve andare. Segna, subisce fallo, potrà andare in lunetta con un tiro libero aggiuntivo, dunque un gioco potenziale da tre punti e queste sono le giocate. Deve essere più bilanciato il gioco, deve giocare sotto la PAF, prendere falli, cercare soluzione ad alta percentuale come in questo caso ha fatto Stojko Vrankovic e avvicinarsi piano piano senza cercare forzature. Intanto il quarto fallo di Comeges che viene richiamato proprio per Nate Upman che rientra. Invece Jaric è entrato al posto di Basile. Sarebbe importantissimo ora. E lo mette una gran parte della sua carriera. Passata in NBA, eccolo qua il totem bianco-blu. Tre punti subito, appena rientrato. Scontri da scintille in campo. Enfeld, Sheffer, passaggio battuto per Ariel McDonald. Affan contro Vrankovic, bel duello, segna Affan, grande Affan. Se invece Vrankovic di incitare il pubblico dovrebbe stare un po' più attento a quello che fa. Sì, però Affan non poteva nemmeno rischiare qui il quarto fallo perché mancano 11 minuti e 10. Lui deve stare molto più in mezzo all'area, sta troppo attaccato al proprio uomo, per cui basta una leggera finta, lui si sbilancia e Affan prende la posizione in mezzo al canestro, in mezzo all'area. Per cui Meiers per Vrankovic. Qui c'è un buon aiuto da parte. Va a concludere, non c'è canestro, non c'era comunque canestro. Fallo di Upman, bene. Purtroppo appena il secondo fallo commesso da Upman a fronte degli 8 falli subiti da questo gigante. Guardate il fallo netto, buonissimo il movimento di Stojko Vrankovic e ci vuole uno come Vrankovic per far commettere dei falli ad Upman. Esatto, fa bene la PAF in questo momento a isolare Vrankovic in un quarto di campo sotto canestro per permettergli di giocare uno contro uno a spalla canestro. Magari si caricasse di falli, se uscisse Upman indubbiamente cambierebbe la partita, esatto, perché perderebbe il punto di riferimento del suo gioco Rini Garrison, il tecnico
ora inquadrato da Roberto Gambuti. La Fossa ci crede e continua a incitare forte e chiaro la sua squadra. Secondo tiro libero per il Totem bianco-blu e 2 su 2 ancora. 3 tiri liberi realizzati. Bolgia, bianco-blu al palo d'Ozza, attacca il Maccabi. 10:50 al termine, 7 punti soltanto. Fallo purtroppo proprio a Stojko Brankovic. Sì, questo lo poteva evitare. Questo se lo doveva assolutamente evitare, non era il suo uomo. E soprattutto andare a cercare di stopparlo. Lascialo tirare, chi se ne frega, 2 punti di recupero, un fallo no. Ingenuità di Brankovic. Intanto sono micidiali dalla linea, hanno messo per il momento nei tiri liberi 19 su 19 e 20 su 20. Si sono allenati bene evidentemente. Qui comunque bisogna insistere su Brankovic, anche se adesso c'è il pericolo che lui possa fare anche fallo in attacco, per cui al di là di Brankovic ci vuole qualche canestro di Karnišova, soprattutto Myers, anche se marcato con grande anticipo da Sharp, che adesso raddoppiato da Hennepedel. Qui la palla buttata via purtroppo sul 50-59 McDonald. Guarda subito in contropiede, errore, rimbalzo di Stojko Brankovic, ecco l'importanza, ha ripiegato in difesa velocemente nonostante la mole. Stojko Brankovic è fondamentale la sua presenza, ma restiamo pure sulla camera alta altrimenti perdiamo la possibilità di leggere l'atteggiamento, gli adeguamenti della difesa, i movimenti della palla in attacco. Attacca il Maccabi su questo nuovo errore offensivo della PAF. 50 PAF 59 Maccabi, mancano 10 minuti esatti. Grande gioco. La stoppata del pallone, canestro valido, l'interferenza irregolare dicono gli arbitri. Non ho capito perché, però il pallone stava, rivediamolo, forse perché era dentro. Tanto qui un grandissimo lob per Scheffer. Non ho capito perché hanno convalidato, perché il pallone, vediamolo, il pallone rimbalza 1-2, forse perché era a metà dentro, ma chiederemo lumi a Zanolin. 50-61 è tornata più 11 la formazione israeliana. Marco Jaric, un blocco alto di Fuchka. Jaric, l'interferenza di Enfeld, va dentro, arresto, non può più palleggiare. Basile prova, non va la tripla, rimbalzo Fuchka. Però di Fuchka e fallo di McDonald. Il fallo di McDonald, che era in grande difficoltà nel tagliare fuori Gregor Fuchka, che comunque ha avuto la forza, di l'intelligenza di buttarsi sotto a canestro, si è guadagnato comunque un fallo e 2 tiri liberi. 3 falli anche per McDonald, come Scheffer, Brisker e Denefeld, 4 falli Sharp e Comeges, 22 in totale contro appena 14 della PAF. Purtroppo i falli della PAF sono tutti sulle spalle dei lunghi e hanno messo in chiara difficoltà fin dall'inizio, fin dai primi minuti, Charlie De Calcati. Sì, questa è da sottolineare. All'andata, pensate, furono pochi tiri liberi, 5 su 8 per il Maccabi, 9 su 13 per la PAF. Stavolta abbiamo già una marea di tiri liberi, sono 17 su 20 per la PAF, 20 su 20, 20 tiri liberi a testa, 20 su 20 per il Maccabi che attacca. Hennepedel, 9 punti di vantaggio, palla in mano, Maccabi, 9 minuti e 5, ancora lunga, un blocco di Huffman. Hennepedel, sporcato il suo tiro, ma arriva comunque in rete. Grande gioco del Maccabi, che gioca in tutta tranquillità, con grande intelligenza, senso di tattica, questo attacco, penetrazione e passaggio all'uomo libero, veramente fondamentali qui in Bella Vista, così si gioca a pallacanestro. Qui forse c'era un fallo su Karnišovas, comunque resiste. 10 secondi, occhio, Fuchka deve giocare uno contro uno subito. Sì, deve andare a concludere lui. Deve andare a concludere lui, lo fa e ricadendo indietro realizza giusto uno dei suoi canestri preferiti. Gregor Fuchka in allontanamento, 3 su 7. Doppia cifra anche per Grega. Insistere su Gregor e ancora su Brankovic, che adesso è già un po' che non prende più palloni. Troppo facile fino in fondo, Scheffer. Adesso giocherà uno contro Fuchka. No, non ci credo. Grande, grande maestria di questo giocatore, che ha visto che era mancato da Fuchka, si è buttato dentro, guarda, con una mano sola fa una pizza al 12 e butta dentro questo canestro che porta a 11. Fuchka, fra l'altro, non ha falli commessi. E qui doveva massacrarlo. Almeno fargli il fallo. Cioè non doveva passarsi il passaggio a livello. Anche perché dietro non c'è più Brankovic che può permettersi il lusso di andare a cercare di stoppare. Con 0 falli commessi, Gregor Fuchka un fallo qui lo poteva spendere comodamente.
sperando che prima o poi anche il Maccabi interrompesse questa striscia di 20 tiri liberi realizzati. Comunque sono ancora 8 minuti e 10 da giocare, i ragazzi ci devono assolutamente credere, non devono assolutamente dare per persa questa partita. Vedremo se cambierà qualche cosa in difesa Recalcati o cambierà quintetto. L'unica cosa da vedere è come saprà attaccare poi di conseguenza il Maccabi, che ha dimostrato sia contro la zona che contro la uomo in tutta la partita di saper giocare con grande intelligenza, grande tranquillità. Hoffman in gara d'andata 15 punti con 5 su 7 dal campo, stasera Hoffman ha dal campo 5 su 9 ma ha 15 tiri liberi, 15 realizzati su 15 tentativi. Micidiale, 8 falli subiti, la spina nel fianco della nostra difesa. Marco Jaric va fino in fondo, Jaric. Sotto mano, sbaglia, rimbalzo di Stojko Brankovic, segna, subisce fallo e vediamo. Ancarali decide, canestro buona, valido. Bene, buona canestro. Buona così. L'iniziativa super di Jaric, guarda, si butta dentro, sembrava segnarsi, invece comunque Brankovic è lesto a recuperare questo pallone. Bravissimo Stojko. Forse non era neanche fallo, comunque meglio per noi. Ci terzo guadagniamo due tiri liberi. Terzo fallo di Hoffman. Due tiri liberi per Stojko. C'è. Dentro. C'è. 8 punti, recuperabilissimi, forza ragazzi qui. Sputare sangue, come diceva Dan Peterson. 8 punti. 8 punti non sono niente. NFL. Fallo di Karnišovas. Karnišovas evidentemente ha esagerato in difesa, anche se lui si stupisce ogni volta che gli fischiano un fallo. Secondo fallo. Poi l'ha fatto anche sotto gli occhi dell'arbitro, che era lì a mezzo metro. Per cui. È appena il quarto di squadra, mentre il Maccabi ha già raggiunto il bonus. Bisogna sfruttare ancora questo vantaggio. Si possono spendere ancora 3 falli. Buona la palla recuperata, contropiede, bravo Jaric, innesca, Basile. Segna in sottomano, voleva il fallo McDonald furbescamente, ma l'arbitro Ancarali non ha boccato. Forse voleva i passi lui, aveva chiesto i passi. Intanto qui la PAP si è portata a 6 punti, 7 minuti. Volevano passi e sfondamento. Sì. McDonald. Tanto fallo. Gioco fermo, fallo di Fucca, primo fallo di Gregor Fucca. Era ora. Sì, almeno ha dato segno di vitalità in difesa. Va bene così. 5-9-6-5, non era mai scesa fino a 6 lunghezze la PAF. Anche perché adesso questi qui cominceranno a essere un po' stanchini, insomma. Non credo. Mettiamola così. È una squadra guerriera, Comunque. Difficoltà per rimettere la palla, Hoffman fuori. Hoffman, corto, palla per Basile, 2 contro 2, contropiede. Rischiano il fallo antisportivo, lo scarico per Karnišovas, segna, meno 4 per la PAF, è un grande momento per la formazione bolognese, tutto in piedi il pubblico, mentre Rini Gershon va a protestare con Ancarali. Ed è il momento di piazzare il break per tornare in parità. Ecco lo scarico dopo il contropiede, 2 contro 2 di Basile, rivediamolo ancora dalla camera alta. Lo scarico delizioso per Arturas Karnišovas, che realizza il meno 4, 6 minuti e 57, un'eternità. E dunque il pubblico bolognese ci crede, la PAF era sotto di 15, ora è sotto di 4. Meneghin. Stavo sentendo il pubblico. 7-0 il break, grazie alla nostra grafica e grazie all'esterna 2 di Bologna. Ma come dicevo prima, l'importante è che quando erano sotto di 9-10 punti, che la PAF ci credesse, cosa mai messa in dubbio, ma partita talmente lunga, talmente giocabile, che sembrava un controsenso rinunciare. E lo ricordiamo, per quanti si mettessero l'ascolto in visione, la gara di ritorno, la PAF conduce 1-0, la gara di ritorno dei quarti di finale di Eurolega. Gli altri quarti sono Barcellona, Olimpia Lubiana, Efes Pilsen, Villeurbanne e Panathinaikos Cibona. Chi vince va alla Final Four, questa tripla sfida, ma intanto c'è la buona stoppata, canestro valido, la palla ha toccato il tabellone, dunque l'interferenza, la stoppata è arrivata tardi di Fucca, quando la palla tocca il tabellone è canestro valido. Sì, intanto è arrivato un piccolo oggetto in campo, il campo viene pulito, poi c'è stato un ottimo gioco a due fra Hoffman e Scheffer, non c'è stato un aiuto deciso e Scheffer ha avuto la possibilità di andare diritto a canestro.
Peccato questo oggetto in campo che blocca la rimonta, esatto. L'inerzia che stava passando nelle mani della PAV, esatto. Questa è una cosa che costa. È come concedere un time out alla squadra avversaria, perché il deficiente che l'ha tirato in campo deve essere preso per le orecchie e buttato fuori. Perché poi sul meno 4 è tornato a meno 6, ora Vrankovic va a rispondere all'incitamento del suo pubblico, Charlie Recalcati. Adesso l'importante è che puliscano bene il campo. Magri e Roggiani, i suoi assistenti, Abele Ferrarini, grande professore come lo chiama Stoico Vrankovic, il massimo fisioterapista, e lui vedete che va a incaricarsi. Giusto, ci vuole gente così, esperienza e classe, come il professore. Grande il professore Abele Ferrarini, e ora torna alla sua postazione in panca. Si riprende purtroppo e si è concesso un bel vantaggio. Tutto un riposo, tutto un bel minuto di riposo, se non due. Incredibile, incredibile. Basile. Karnišovas. Esce dal blocco e riceve sul taglio. Marko Jaric. Adesso dovrebbe giocare uno contro uno, invece preferisce avere il blocco di Fusca. Prova. Tira da tre. Alzando la parabola. Troppo forzato. Un tiro che non c'entrava un tubo qui in questo momento. Scheffer. Arriva e tira subito anche lui, meno male anche che sbaglia, forzato, recupero per la PAF, dopo l'errore di Sharp. Sì, Hoffman che riesce. Quarto fallo di Nate Hoffman. Sì, grande fallo in attacco. si arrabbia tantissimo con Brisker. Qui c'era il rischio anche dell'antisportivo. Sì, sarebbe stato un po' esagerato, comunque buon per noi sarebbe stato. Stavo dicendo che Hoffman si è arrabbiato moltissimo con Brisker, che ha sparato questo tiro da tre che non c'entrava niente, e gli aveva chiesto di giocare con più pazienza. Diciamo due tiri intanto per Karnišovas, sì. Dentro il primo. Meno 5, 3 su 3 della linea. Arturas, Karnišovas. Sì. Dentro anche 4 secondo. Su 4. 4 su 4 e 4 sono anche i punti da recuperare per la PAP a 6 minuti dal termine di questo appassionante ritorno al tiro. Scheffer, tripla di Scheffer. Difesa. Karnišovas se l'è proprio dimenticato, non si può dimenticare un giocatore come Scheffer, soprattutto quando ha i piedi per terra, tranquillo, riposato. Dopo che ha bevuto anche un tè per rinfrescarsi. Grande pallone intanto sotto per Vrankovic, passi, ma comunque segna. Buono per noi, segna questo canestro importante che tiene la PAF a 5 lunghezze di distanza dal Maccabi. 5:30, 5 minuti e 30. Difendere su questa palla adesso, bisogna guadagnare assolutamente questo pallone. Ora hanno 4 falli sia Vrankovic che Nate Hoffman. E vediamo l'uno contro uno che non va, perché Hoffman non se la sente più di rischiare. Qui ha tirato ma ha preso un fallo. Si è allontanato perché nell'uno contro uno rischiava a questo punto anche lui il quinto fallo. Sicuramente. E ora è un duello alla pari con Vrankovic. Non ha più vantaggi. Tanto fallo di Scheffer su Karnišovas. Sbatte la palla violentemente sul parquet. Rischia anche il fallo tecnico Scheffer. 17 punti. Scheffer. Beh, lui e Hoffman sono stati 8 su 10 al tiro, 6 su 6 da sotto, 1 su 2 dall'arco, micidiale, 1 su 2 da media distanza, micidiale. Ecco, un'altra cosa fondamentale è che avendo esaurito il bonus, il Maccabi manda in sempre lunetta ad ogni fallo la PAF, che ha due tiri, sì, comodi. Mentre la PAF ha solamente 5 falli, per cui diciamo che gioca un po' più in tranquillità che in difesa, diciamo. 5 su 5. Se la può gestire un po' meglio. 12, fa 12 anche Karnišovas, 6 su 6 dalla linea, soltanto 3 punti, 67 a 70, 4 minuti e 50 secondi, ora occorre difendere duro senza falli, possono comunque spendere ancora 2 falli prima del bonus ed è un bel vantaggio questo per i giocatori bolognesi che ora vanno a subire l'uno contro uno di Nate Hoffman. Hoffman contro Vrankovic, non deve commettere fallo. Fallo di Vrankovic. Che purtroppo non ha saputo resistere bene senza far fallo a questo ottimo uno contro uno di Hoffman. Qui doveva farlo andare dentro, ormai con 3 punti doveva giocare. Vedi qua, grande finta verso il centro, poi virata. È andato con il braccio, lui dice che era con le braccia alzate, però purtroppo è andato contro l'avversario. Fusca voleva l'infrazione di passi. Se forse ci stavano, Vrankovic si è arrabbiato. Intanto Jack Galanda entra al suo posto. 10 punti, Vrankovic chiude la sua partita con 2 rimbalzi, 11 di valutazione, 2 stoppate date, 2 palle recuperate, una persa, ma Nate Hoffman è in lunetta,
e non sporca il 100% mostruoso del Maccabi, una concentrazione micidiale, 21 tiri liberi su 21, 22 su 22 per lui è 17 su 17, speriamo che si fermi qui. Speriamo che almeno la cabala ogni tanto funzioni. 4:30 alla fine della partita, 4:30 per la formazione italiana, la palla in attacco, 67 a 72, Karnišovas. Deve giocare uno contro uno perché Gaffman ha 5 falli. Deve cercare il quinto fallo, non lo cerca, purtroppo fuori per Kerni, 8 secondi Galanda, per tirare. Basile, il taglio di Galanda, fuori per 4. Iaric, arresto, tiro e segna Marko Iaric. Fenomenale Marko Iaric anche in questo caso. Kotleba inquadrato per un attimo da Gambuti e attacca sul meno 3. Della Paf, attacca però il Maccabi, 3 punti di vantaggio, recupera Iaric, va in contropiede, Iaric a schiacciare a 2 mani, meno 1, la rimonta fino a meno 1, da 15 punti, momento di esaltazione al palo d'Ozza, Marko Iaric ha realizzato il 71esimo punto, recuperando la palla e andando a schiacciare in contropiede, ora difesa dura. La palla per Huffman, subisce il fallo, non segna per fortuna Huffman, momento di esaltazione all'interno del palo d'Ozza che diventa un inferno, litigano Fucca e Basile. Diciamo che c'è uno scambio di opinioni. Brankovic in campo con l'asciugamano. Bello, bello, mi piace questo clima. Sta divertendo, eh? Molto, molto, molto. Sembra... Si può rivedere dopo? Sembra, sì. Chiediamo il bis, la replica. Grande partita di tutte e due le squadre. E non c'è il tiro libero, non ci sono i tiri liberi perché non è ancora raggiunto il bonus, è stato raggiunto soltanto ora. 7° fallo di squadra, dunque deve giocare con un punto solo, 3:30. Il Maccabi, la palla in attacco. McDonald fino in fondo, lo scarico fuori per Hannefeld. Non trovano più tiri facili. La palla sporcata da Karnišovas, 16. McDonald sbaglia, rimbalzo ancora di Marko Iaric che si erge ancora una volta protagonista. Grandi. Fucca, incredibile errore, ma Marko Iaric combatte e poi la palla recuperata. Scheffer. Non si può, lì bisogna schiacciare, non c'è niente da fare. Questi tiretti mi fanno impazzire. Mamma mia. In contropiede 2:10. Finale. Doveva assolutamente bestiale. Andare a schiacciare. 2:53. Niente, ancora lunga, 3 minuti da giocare. Sta per entrare il capitano Myers. E toliti di adrenalina pura. 2:44, 6 secondi per il Maccabi. Hannefeld, scontro. 3 secondi per tirare, 2. Ultimo secondo. Fallo. Al 30° secondo, peccato, al 30° secondo purtroppo. Doveva assolutamente lasciarlo andare, purtroppo non ha visto che mancava neanche un secondo per tirare e qui commette fallo. Se Huffman fosse andato a tirare non avrebbe fatto niente perché c'era Gregor Fucca, come abbiamo visto adesso in questa immagine, che è andato a chiudere molto bene. Intanto time out per le due squadre. E qui c'è la discussione, grazie Gambuti, fra Basile e Fucca, però è anche utile quando ci si parla. Sì. Cioè, però il discorso è che quando tu parli con Fucca lui non ti ascolta mai. Il problema è sempre c'è un input, ma mai un input sempre ha un ruolo solo. Ha un canale solo, non è stereo, capito? Cioè dà ma non riceve. Una panoramica spettacolare che ci offre la esterna 2 per la regia di Roberto Gambuti. Guardate lo spettacolo del Palo d'Ozza, meravigliosa questa immagine. Un tourbillon di emozioni come un tourbillon di colori, bianco-blu e giallo-blu. I tifosi del Maccabi che avevano sognato la vittoria fino a qualche minuto fa con ampi margini di vantaggio, ora disperati qui quando hanno subito l'azione di contropiede che poteva addirittura segnare il sorpasso della Paf. Non è stato così, ma la Paf deve fare attenzione perché mancano ancora 2:36, è ancora lunga e ha fatto bene Charlie Calcati qui a dare un attimo di tregua. Sì. Rimettere le idee a posto, ordine. Anche perché la partita è stata intensissima fin dal primo secondo. Quindi un po' di tranquillità vediamo, adesso. Vediamo se Huffman si spegne al 17 su 17, se la cabala gli costa cara. Niente da fare. Allora non vale, allora gioca a te, scusa. Non ci pensa nemmeno. Vabbè. Non ci pensa nemmeno. Quernabi, Quernes contro Orna. 18 su 18. Niente. 19 su 19 potrebbe stare qui fino a domani mattina. Che no, cos'è? Come un jukebox. Gli ha messo dentro 10.000 lire, questo come una macchinetta per il caffè. Sì. 2:30, 3 punti soltanto, poteva essere già sorpasso Paf.
peccato, ma bisogna dimenticare. Ci vorrebbe un trepuntello di Carton. Sarebbe. Ma eccolo qua, no? Jaric, Myers. Qui deve giocare uno contro uno assolutamente. Lo fa. Fallo di. Beh, non mi sembrava fallo questo, comunque buon per noi. Si è guadagnato due tiri liberi che riporterebbe la paffa. Quinto fallo, più. Quinto fallo, questo è un grande colpo. 17 punti all'attivo, uno dei più pericolosi, anche lui aveva subito. Eh sì, grande. Dopo Ahma il miglior giocatore della Maccabi. E questa è una grave perdita, soprattutto negli ultimi minuti, dove ci vuole nervi saldi, freddezza. Come quella del capitano. Che adesso mette dentro questo tiro importantissimo. Come detto prima, 8 minuti rotti sotto di 10, ci voleva un punto al minuto. Meno uno. 2 su 2 Carton Myers. Uno spettacolo memorabile. Forza per questa palla. 2-10. 2 minuti e 5 secondi, 20 per il gioco d'attacco del Maccabi. Ora senza falli. Carnescio Vazza tiene McDonald molto bene. Brisker tenuto da Marco Jaric, un blocco di Nate Huffman. Bravissimo Jaric in difesa. Fantastico. 8 secondi per tirare per il Maccabi. 6. McDonald rischia lo sfondo. Mamma mia, che canestro pazzesco. A 1.47, ora si ferma sempre il cronometro quando c'è il canestro. 1.47, poi riprende a camminare quando la palla arriva sulla rimessa al giocatore della PAF. 1.40 al termine, 100 secondi di passione. 3 punti da recuperare ancora. Buona difesa su Carni. Che Basile. Stanno lottando tutti e due, Galanda, per la posizione. Basile prova la tripla, non c'è. Tiro un po' forzato, doveva giocare anche se mancavano pochi secondi alla fine. 80 secondi. L'errore è proprio arrivare a stare lì con la palla in mano, a palleggiarsi addosso, senza far girare la palla, senza far muovere la squadra. Questo è un grosso 70 errore. 70 secondi. Questa diventa una palla fondamentale per il risultato finale. Sono arrivati in fondo con Nate Huffman, gli israeliani, Risker. 8 secondi per andare al Vanno tiro. Vanno sempre a cercare il tiro allo scadere. 6, 5 in questo momento. Ora. Perde 3, la 2, palla. 1. All'ultimo secondo, sbaglia, rimbalzo per la PAF. No, la recupera Risker, 47 secondi, incredibile ma vero. Avanti, non è ancora finita, 3 punti non sono niente, bisogna lottare per questa palla. Recuperando questo pallone si potrebbe andare ancora al pareggio, eventualmente con una tripla, ma ora bisogna fare attenzione. 35 secondi, 3 punti. Vogliono isolare uno contro uno, adesso marcato da Galanda. 8, la palla Huffman, rischia l'infrazione di passi, va sbagliare, no, poi segnano, peccato. 21 secondi. Questo è un canestro, forse partita, qui Myers deve andare a tirare subito da 3 punti, raddoppio, palla persa ancora, purtroppo partita finita, McDonald, c'è sbaglia. Anche fallo, 13 secondi e festeggiano i tifosi del Maccabi, si abbracciano i giocatori in campo. Sì, Carton si è buttato troppo, purtroppo sulla linea laterale ed è stato raddoppiato benissimo. E questo ha consentito al Maccabi di recuperare un pallone importantissimo che vale sicuramente la partita. 2 tiri liberi per Maccabi con 5 punti di vantaggio a 13 secondi dal termine. L'impresa diventa veramente molto 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 difficile. A questo punto penso che la partita sia chiusa. Si ritorna comunque a Tel Aviv con la consapevolezza comunque di lottare, ad armi pari con questa squadra fortissima. D'altronde non sono dei signori nessuno, questi hanno dimostrato di essere una grandissima squadra, grande forza in difesa, grande tranquillità, grande intelligenza di gioco in attacco, per cui se l'hanno fatta la prima volta forse potrebbero farla anche la seconda. Sicuramente il cammino si complica, diventa molto molto più difficile, però questo è il gioco. Peccato quel contropiede di Fucca, se avesse segnato il sorpasso. Questo era proprio il canestro che avrebbe dato i 3 punti, avrebbe dato i 3 punti di vantaggio, poteva significare un punto di vantaggio per la PAF che era sotto di uno, poteva andare avanti di uno e comunque su quel sorpasso poteva dare la mazzata definitiva al Maccabi dopo aver rimontato 15 punti. Peccato davvero, peccato davvero. Questi continuano a segnare. Incredibile partita, 25 su 25. Non hanno sbagliato. Io non ho mai visto in vita mia una percentuale di 100% su 26 su 26. Non l'ho mai visto. Grande prestazione, mostruoso. Riprendono 7 punti, 10 secondi. Marco Jaric ci prova. Ormai qui raddoppiato. Vedi, questi lottano fino in fondo. Niente, ancora tiro cortissimo. Palla recuperata ancora. Contropiede. Partita finita. Il Maccabi porta a casa questo risultato
importantissimo che gli consente di giocare la bella sul proprio campo a Tel Aviv. Un brutto colpo per il morale della PAF, che però comunque non deve abbattersi più di tanto, perché sono stati sicuramente grossi ribaltamenti di fronte. Hanno pesato indubbiamente i falli commessi subito da Vrankovic, che hanno tolto, sì. E anche Galanda. E poi Galanda 4 in meno di 15 minuti in pratica si è trovata con il centro titolare, con quello che lo aveva sostituito, gravati di falli, impossibilitati a giocare. Dangay ha fatto quello che ha potuto, ma sicuramente la presenza di Stojko Vrankovic avrebbe consentito ben altre possibilità alla, esatto, PAF, e avrebbe impedito sicuramente a Nate Upman di continuare il suo show personale. 29 punti, 5 su 12, ma 19 su 19 nei tiri liberi, una media stratosferica mostruosa. Eccolo qua, Nate Upman, l'MVP, qui a servire un assist. Intanto qui i tifosi sono troppo agitati, purtroppo sono... Niente, parlando di pallacanestro, speriamo che tutto vada avanti in tranquillità. C'è un po' di maretta sul parquet. Qui ci sono i tifosi che sono amareggiati per la sconfitta della propria squadra, come un po' tutti. Ma questo non autorizza essere violenti, soprattutto nei confronti anche della polizia. E poi sono anche pochi, perché intervengono proprio i responsabili anche della fossa a placare gli animi. Giusto, giustamente, perché il servizio d'ordine interno deve funzionare proprio contro queste persone, sono conosciute più dal servizio interno che dai cosi. Sono molto, molto attenti i responsabili proprio della fossa a cercare di impedire che possa esserci qualche problema in questo finale, purtroppo amaro, molto amaro, perché la PAF aveva rimontato 15 punti, ha avuto in contropiede la palla del possibile sorpasso, sarebbe stata veramente una grandissima cosa. Sì, adesso si ritorna a Tel Aviv la settimana prossima, dove ci si giocherà in un clima sicuramente infuocato, però il palazzo dell'Ia de Leao è grande, si può giocare in grande tranquillità. L'importante è che la PAF arrivi lì determinata, conscia del fatto che può fare risultato ancora una volta fuori casa, però deve puntare tutto soprattutto sulla difesa, cosa che questa sera in molte occasioni non è stata all'altezza della situazione di una partita di Eurolega, prima di tutto perché non ha saputo adeguarsi un po' al gioco anche fisico che si gioca in Eurolega, e poi in attacco dare più pericolosità ai propri lunghi come a Vrankovic e a Fucsca, e soprattutto che i lunghi della PAF non cadano in falli abbastanza ingenui e molto pericolosi, come è successo questa sera a Stojko, che ha privato la sua squadra della sua presenza fondamentale per il risultato finale. Chiude con 29 punti Upman, 17 Sheffer, 12 McDonald, i 3 in doppia cifra del Maccabi che ha 74 di valutazione contro il 91 della PAF. Non bastano i 30 rimbalzi della PAF contro i 24 del Maccabi, che è stato micidiale dalla linea dei liberi, non sprecando nemmeno un colpo. PAF chiude con 18 palle perse contro le 11 del Maccabi, anche in queste 7 palle perse. Sono tantissime.